Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina ho portato i bambini a scuola, ovviamente, e adesso io e Pia siamo qui, che ha finito di mangiare più o meno, e siamo a Rivalta perché dobbiamo andare dal pediatra e devo andare a prendere i pasti per Manuel e Giorgia. E poi torniamo a casa a fare i lavori, quelli che mi riesce a far fare perché sta uscendo il secondo dentino finalmente e allora è un po' una rompina. Vabbè, adesso scendiamo dalla macchina, la metto nel marsupio e andiamo. Ah, ricordate che vi avevo detto della fotocamera del telefono? Vabbè, praticamente quando ho chiamato il ragazzo per ordinarla, per andarla poi a cambiare, la mia ha deciso di tornare a funzionare. Così ieri sono andata a ritirarla lo stesso, perché la ordina, se tu gliela chiedi, quindi va, diciamo, su ordinazione anche lui. Perciò gliel'ho ritirata, ho detto, vabbè, se nel caso mio, quello di mio marito, dovesse risvigolarsi, vengo e te la porto e la cambio. Vabbè, adesso andiamo, che sennò tra un po' il pediatra se ne va. Allora, dal pediatra abbiamo fatto tutto. Ha detto che è lunga 66 centimetri e che pesa 7,2 kg. Ha detto che dovrebbe pesare un pochettino di più in base alle linee guida, però lei mangia un sacco, io più di così non so che cosa darle, poverino. Già così mangia tanto comunque, mangia latte con i biscotti, mangia latte con la crema, a pranzo mangia la pastina col passato di verdura, la carne tritata oppure il prosciutto, alla sera mangia la ricotta nella pastina oppure il pesce, che mi ha detto il pesce dipende dagli omogeneizzati, cioè io più di così non so che cosa darle veramente, cioè a me mi sembra che mangia troppo. Poi a merenda tante volte mangia la frutta, i fruttini, quindi io veramente più di così non so che cosa darle, secondo me è già così, va bene. Comunque dice che dovrebbe essere un po' più grande in base alle linee guida, ma secondo me non può essere più grande di così, perché è piccola. Cioè lei ha preso da Giada, e Giada ha preso da mia madre, e mia madre non è un donnone. Mia madre quando era piccola era esile, piccina, quindi è normale che se loro hanno preso da lei saranno esili e piccine. A parte adesso che è un po' cicciottello. Vero? Capite bene quanti? Chicelli? Pia? Abbiamo già preso anche i pasti di Emanuele e Giorgio, ha pagato il pulmino. Adesso vado fino dalla mamma di mia zia che ha un negozietto qui e vado a prendere le banane. E poi devo andare prima ancora a scuola da Manuela e Giorgia, così gli porto i buoni e così almeno ci sistemiamo. Andiamo appunto nel negozietto e poi devo andare in posta a farmi dare dei bollettini bianchi perché così pago poi quello che ho da pagare tramite l'app della banca, così almeno adesso poi andiamo a casa perché sono già più delle 10, poi non riesco a fare niente. Però così Manuel viene a casa col pulmino, perciò non mi devo preoccupare di uscire a prenderlo. Allora adesso prima vado in posta e poi andiamo dal negozietto. Vi faccio vedere poi quando arrivo a casa quello che ho preso. E adesso siamo saliti in macchina, Pia è lì che
corteggia. E quindi adesso andiamo a casa, così sono le 11, vedo cosa riesco a fare. C'è un casino pazzesco. Io non so come spiegarvi quanto casino c'è, ma il tempo è sempre talmente poco che non riesco a rimettermi di nuovo in carreggiata e quindi poi mi nervosisco perché non ci riesco e quindi vabbè. Adesso andiamo così non perdiamo tempo, andiamo a fare qualcosa. Allora, eccoci a casa. C'è casino, come vi avevo detto. Siamo arrivati a casa, abbiamo messo a posto il casino che hanno fatto i cani. Vero? Ho dato un fruttino a Pia perché aveva un leggero languorino. Adesso aspettiamo Manuel per mangiare perché Giorgia va a mangiare dalla sua amica Nicole. E intanto vi facciamo vedere quello che abbiamo preso al negozietto, giusto? Vero? Vedete là che c'è la macchina del pane? Benissimo, il cane facendo casino l'hanno fatta cadere e me l'hanno distrutta. Vero? Quindi oggi, se riesco, mentre aspettiamo Giorgia, volevo andare fino a un negozio di fai da te a prendere l'ombreggiante per metterglielo fuori. Vabbè, adesso facciamogli vedere quello che abbiamo preso. Allora, non ho preso tante cose perché comunque ho fatto la spesa, quindi ho fatto 380 euro di spesa. Ho preso delle banane perché quelle che avevo preso sono già finite e ce ne manca una perché l'ho già mangiata. Poi qui ci sono le pere Williams, lì ho preso dei kiwi. Poi in quest'altra borsa c'è il pane, mezzo chilo. Qua ci sono i mandarini, le clementine. Qui c'è un sacchettino con il prosciutto per Pia e per Manuel se vuole farsi magari la piadina. Qui ho preso il budino alla nocciola perché io adoro la nocciola e quindi lo volevo provare. E poi qua nascosti in un angolino, devo tenerli nascosti, sennò se li mangiano. Arrivo, arrivo, arrivo. Ci sono i baci di Dama, questi più piccolini, da portare alla festa di compleanno di Giada che facciamo sabato al Gumi Park. E quindi ho voluto prendergli questi qui da mettere sul tavolo, insomma, insieme ad altre cose, ovviamente, che stasera devo andare a prenotare. Bene, ce la farò a fare tutto, forza. Adesso vado a guardare Pia e vado a cucinare le zucchine e se riesco anche il broccolo, così quando poi arriva Manuel abbiamo la verdura da mettere dentro la piadina. Praticamente è arrivato Manuel, adesso sta giocando con la PlayStation con Crystal a Fortnite. Qui c'è Piozza che dormuzza. Adesso vedo se riesco ad alzarmi perché appena mi muovo si sveglia. E stavo guardando un video di Lello K Non che so. dice che praticamente perché spiegava perché non fa più Pensare ne ho video 71. con Io ho tutto Valentina quello. Lattanzi e Luca e Katie, e Quindi praticamente no. diceva in questo video che non ne fa più Vero.
Perché lui e Valentina si sono lasciati. Ma Io non dai. sapevo neanche che stessero insieme. Dieci, li lascia. Li ho Dieci visti precisi. insieme, ma siccome erano amici, tutti e quattro insieme, quando non l'ho più visto, cioè non ci ho fatto caso che ho visto che c'erano altri collaboratori e tutto quanto, però non è che sono stata lì a guardare proprio nel dettaglio, nel senso, vabbè. Quindi stavano assieme, si Io sono me la sono lasciati presa e quindi è per facilmente. quello che non fanno più video insieme. Boh, adesso appunto mi alzo No, no, l'ho e messo la devo borrassina fare che la devi tu, guarda. lavastoviglie, Sulle scale. Ah che no, l'hai funziona pre così e presa? cosà, diciamo che praticamente i piatti sono Ah, da sì. Ok, tutto. sciacquare bene prima e poi buttarceli dentro. È una 52. Non riesco a capire l'utilità in questa maniera, ma vabbè. E poi Quanta pietra ti serve? a dormire, no, devo andare a tirar fuori la roba dall'asciugatrice e devo andare a mettere, si vedono le mie dita, devo andare a mettere, devo andare a fare un'altra lavatrice, ne ho messa Ah, su una blu, 150, ma è vabbè, da buttare, devo buttare la roba dentro l'asciugatrice dai. e attaccare un'altra Vabbè. lavatrice. Boh, non lo so. Ora provo ad alzarmi, speriamo che Pia Secondo mi me, faccia per i miei alzare. gusti, faccio. E poi non so se ve l'avevo detto del telefono che ero andata, dovevo cambiare la fotocamera che non funzionava. Si può succedere cose strane. Ok? Vado nel negozio che ho trovato, ho ordinato la fotocamera nuova. Il giorno dopo la mia fotocamera, io non so come mai, come ha fatto, oggi è cominciata a funzionare. E adesso funziona di nuovo. Infatti stamattina il video ve lo faccio tutti quanti con il mio telefono. Allora sono andata ieri, ho ritirato la fotocamera, proprio il pezzettino, perché ho detto che le doveva cambiare tutte, anche se il focus era solo il focus che non funzionava più. E praticamente l'ho ritirata, le ho detto guarda se per caso dovesse capitare che non funziona di nuovo, ce l'ho e vengo e la faccio cambiare. Ovviamente rimando da lui, non è che vado da un'altra parte, però lui non funzionava, adesso funziona di nuovo. Ma come la lavastoviglie? La lavastoviglie quando gli ho detto che non Porca troppa, funzionava, non funzionava io. più. Cioè, si accendeva, però Non lo so. non mi ricordo più Proprio ha qual detto era il che. No, problema forse era principale. la lezione Adesso dove tu più o non meno c'eri. Cioè, era funziona, un venerdì. però devo proprio darci anche lì, bisogna comprarla nuova, ma piano piano quando cioè l'idea di comprare gli elettrodomestici No, ma c'è, proprio ha detto che. l'unica cosa è che Cioè, volevamo che. aspettare di Cioè che. metterci a fare i lavori e dare il bianco. Quando facciamo quello che smontiamo praticamente tutta la parte dove c'è lavandino, fornelli. Allora lì praticamente smontiamo Cioè, mi ha tutto, detto che compriamo un io. nuovo Cioè. mobiletto, Quella roba gialla. mettiamo la cucina che Ah, abbiamo di no, sotto, la sì, portiamo c'è una su cosa e da di fare con fianco questa. mettiamo la Cioè, mi lavastoviglie ha detto nuova. che io. Però finché non facciamo questa operazione, non vado a comprare roba Cioè, che poi devo lui ha tenere lì. detto che E io poi concentro le mie fa cose una sulla brutta fine. resistenza. Cioè, Che che sono. Vabbè, andare a fare qualcosa. Volevo Vabbè, io parlarvi di se una so. cosa, Aspetta, aspetta, della ho mia un medikit. alimentazione e della dieta che sto seguendo, Ok. e volevo farvi Cioè, vedere secondo te è cosa ho vero preso che su concentro tutte Amazon, le che mie sono cose sulla arrivati resistenza? stamattina, Boh. e niente, poi ho preso anche degli Perché lui integratori dice che sto così. aspettando che mi arrivano, perché sono seguita da un coach, da Bibi, che ve ne ho già parlato, sono seguita da lei. E praticamente ha creato un programma e con l'alimentazione, il workout e questi integratori, perché sono integratori, e mi sta seguendo lei per cercare di rimettermi in forma e Sì, io lo so, mi cioè, lo vedo so. già molto, è solo quasi una settimana, mi vedo già molto molto più sgonfio.
vorrei anche farmi una tisana. Non sono ancora riuscita a berle, eh? Sono ancora là, quelle cioè, del calendario sì. dell'avvento. Vabbè, adesso vediamo. No, se no, riesco me ne faccio cioè, uno. Altrimenti per... faccio solo i lavori okay, e basta. Cioè... Guido, se li erano proprio andati. È probabile, è molto probabile che abbia ci hanno subito subire, quindi ci sono aspettati. Ah, no. Oh, che ti vede bene. Guarda come sei bello. Guido. Allora, siamo tornati a casa, ho fatto quello che vi avevo detto, sono andata a prendere i bambini. Grazie. Allora, praticamente sono andata a prendere i bambini, siamo andati a prendere Giorgio e Nicole, li abbiamo portati ai pop e nel frattempo noi siamo andati alla prealpina a cercare... quel l'ombreggiante che però non abbiamo trovato, però c'erano le offerte 1 euro, 2 euro, 3 euro e ho trovato delle cose. Ho preso questo bidoncino per il bagno perché quello vecchio l'ho dovuto buttare via e quindi ho preso questo qui. Poi per me ho preso questa borraccetta perché quelle che hanno il beccuccio normale come quelle dei bambini a me non piacciono. Questa invece è fatta così, tipo bottiglietta, e così so che ne devo bere all'incirca, devo berne almeno tre di queste. Devo riempirla almeno tre volte, quindi una volta al mattino, una volta diciamo dopo pranzo e poi una volta diciamo a metà pomeriggio. Vediamo se ce la facciamo, né? Poi ho preso questo pentolino perché volevo provare a fare il panino proteico che ha fatto Bibi nel suo canale YouTube. Poi ho preso delle forbici, che quelle lì mi servono sempre in cucina, le perdo continuamente. Poi ho preso questi cestini portaoggetti da appendere, come fa vedere qui nella doccia, perché per adesso abbiamo praticamente tutti i bagnoschiumi intorno, no? Sul bordo della doccia del piatto, invece così ne abbiamo presi due perché si agganciano. Adesso non so come farvelo vedere, vabbè, ve lo faccio vedere dopo quando li vado a mettere. Praticamente qui sotto vedete che c'è lì quel gancetto lì, ci si infila quell'altro e sta appeso sotto, così sono anche più in basso per i bambini. Poi ho preso due di questi attaccapanni, c'è scritto porta camice attaccapanni, sì. Ma io li userò, questi qua sono per la roba di Pia, vabbè ovviamente adesso sono grandi, però crescerà. E poi invece questi qua per Giada, perché lei del suo colore non li aveva ancora, allora visto che li ho trovati, li ho presi, fucsia. Poi ho trovato, siccome me le mangio come il pane, no, è che ne ho tantissime vecchie, sono tutte sfatte, rovinate, le volevo buttare via, perché... sono stufa di avere queste cose un po' così, perché va bene, però quando poi sono rovinate si possono anche buttare, io mi affeziono troppo alle cose, quindi forse per me non butterei mai via niente. Questo qui è un grosso problema, e quindi ho trovato queste qua che sono carine, le ho prese così, ecco, che non c'è, con le foglie, le ghiande, con le scritte. E poi le ho prese così, azzurre con i cuoricini. Poi ho preso questo, che non ce l'ho più, il termostato mi sembra che si chiama, da appendere in casa per vedere la temperatura anche d'estate. E poi ho preso, guardando il video di Debbie G., lei faceva un'organizzazione della cucina e metteva tutte le spezie in una specie di contenitore così. Siccome io ho tantissime spezie, sono sempre sparse, non le trovo mai, sono sempre in disordine, e siccome voglio riorganizzare un po' la cucina,
Ho trovato questo qui e l'ho preso. Ce n'erano anche di altri tipi, solo che erano piccolini. Cioè, mi ci andrebbero tutti quanti più o meno così. E quindi adesso poi vedrò, magari se andarlo a prendere. Poi mi sembra che avevo preso anche qualcos'altro. No, forse ho preso solo questo. Vabbè, adesso prendo il pacco di Amazon e vi faccio vedere quello che ho preso. Ecco, vedete? Rimane così. Adesso poi in questi giorni devo dare una bella lavata alla doccia. Comunque l'idea appunto è questa, così almeno stanno lì appesi e non stanno più in giro, che cadono poi. E invece così stanno belli composti lì. Volevo farvi vedere, c'è un sacco di riflesso, ecco, che è antiaderente, che è PFOA free, che va bene per tutti quanti i tipi di fornelli praticamente, che però non si può mettere in lavastoviglie. È molto carino, l'ho preso così, verde scintillante. Ho preso il mio coach, come vi dicevo oggi, mi ha detto, no, santa pazienza, di prendere quelli da 2 kg, e io ho preso quelli da 2 kg. Non so come farò a fare gli esercizi con questi qua, perché ne avevo uno che è di mia madre, che però è da 1 kg solo. E invece lei mi ha detto: guarda, secondo me è meglio se li prendi da 2. Allora ho guardato su Amazon e ho preso questi, che poi soprattutto sono pure di un bel colore, sono contentissima. I completi, se vi ricordate, ve li avevo già fatti vedere quest'estate, quindi non ci sono più scuse. Adesso vado a sistemare, preparo la cena. E penso mangeremo loro, mangeranno sicuramente il minestrone. Io non so qualche cosa faccio. Io spero che il video vi sia piaciuto. E se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Ciao!